Allora, ragazzi, questa è la casa, il tetto fa un po' schifo, è bellissimo, ragazzi, è una vera bellissima. Io penso di eliminato ho sfidato un altro pezzo C'è un problema. allora da me invece io ci sono mettevo 3 anni quindi allora ci saranno un po' di idee da fare da che ho io quindi mi sa che non riuscite a vedere tutto ma una buona parte sì Invece è un mi problema dispiace. serio. Le torce di ore non illuminano. Non è vero. Non lo so, cioè io. Sì, perché da me illuminano tanto. Vabbè, comunque. Perché io non ho mai messo neanche le Giusto! finestre. Cosa? Togliamo questa finestra. Luca non entrerà, mi dispiace. Ok, perché praticamente ci serve per fare il caminetto. Ovviamente vi faccio vedere come si fa il caminetto. Molto importante. Mi serve questo e ho preso anche i fuochi, ho preso anche i fuochi blu ovviamente. Benissimo, si entra dentro. Allora, quanto facciamo? 3 qui e questo qui. Benissimo. Facciamo questo qui così, così, così e infine c'è un devo solo andare a farmi via le scalette. Però tanto mattone, quindi non sarà di certo problematico. Ci siamo andati. Ok, faccio il tutto. Vediamo. Facendo questo pezzo, anche questo. Ah no. La Perfetto. pezzata. L'ho pezzata uno. E facciamo fare. Non lo so ragazzi, aiuto! Mi sta venendo, eh? Taverna. Sì, ragazzi, se vi chiedete perché devo fare anche la taverna, perché è una casa gigantesca e non ha bisogno. Un conto se era una casa piccola, ma No. dato che è gigantesca. Io ragiono in maniera diversa. Si vede che ragioniamo in maniera diversa, io e la mia amica. Non so piazzare le scalette. Ci riuscirò mai, Asia? Come fa? Te che ci riuscirai. Schifoso. Sto facendo il tetto intanto. Capiamoci. Che è già difficile per me Ah, perché così. sono le prime volte con Minecraft. Prima volta che costruisco una casa così grande. Poi. Però a Fa me piace abbastanza molto. schifo sto caminetto. Vediamo. È un po' Mi strano. sembra che occupa la maggior parte della casa. Cioè. Però la parete, insomma. Ho un'idea. Se riesco a farlo, secondo me è una figata. Adesso vi mostro, ragazzi. Lo so che siete impazienti. Proprio. Ah! Come ti permetti? È Forse dalla mia casa bellissimo. sono impazienti. No, bellissimo. Cosa è esploso? La tua testa. No, non si può fare, mi sa. Ti prego, no. Cosa? Giulia, se non spieghi cosa?
Volevo, aspetta, vi spiego. Volevo mettere la crafting table qui. Così questo sembrava che la teneva, ma si può fare. Aspetta, va bene, è bellissimo pure così. Se la dici tu. Adesso vado a prendere tutto il resto. Cosa c'è? Sto pensando. E tu pensi sempre. Togliamo questo tutto. No, aspetta, aspetta. Ok, ora è più bello. Se vedete che non sono tanto capace a fare un tetto, è normale. È la prima volta che gioco. Va bene. Facciamo così. Ah, che bello. Ah, che bello. Dovrebbe andare bene adesso. Esce il fumo? No. Non c'è il buco per passare. No! Però potrei farlo. E Giulia. Però non ho voglia di farlo, quindi non lo farò. Non so, sono troppo intelligente, grazie. No. Io non ti capisco, quindi. Andiamo bene. Cosa? No! Perfetto. Vediamo cosa manca. Cioè tutto manca. Cosa manca? Manca tutto. Andiamo a depositare. Manca il mondo. E vabbè, io sto arredando. E io sto ancora costruendo. È già data. Ed è già tanto che sto ancora costruendo. Si è spaccata. Mi sono fatta veramente male. Ragazzi, non fate il mio stesso gesto, anche se mi avete visto, non fatelo mai. No, vi sbattete con veramente male, cavolo. Mentre io adesso rompo il mio letto e lo vado a mettere qui. Cavolo, è un po' difficile fare una un tetto. Sotto la finestra. No! Il letto non sarà simmetrico con la casa, aiuto! Bellissimi! Aiuto, non va bene! Devo fare un altro letto. Ci vediamo dopo. Ciao anche a voi. Aspetta, prendiamo il ferro, sono sempre una amante. Stiamo costruendo, vado a prendere il ferro. Sì. Ciao ragazzi, scusate se ho di nuovo tappato, però tappato, non è neanche italiano, però sto fermato, però, ciao, sai, allora per essere ragazzi avvi... sono tornata, ciao, sto costruendo la mia gattina bellissima, io ho suggerito io, perché sennò lei non avrebbe costruito niente. La cosa bella è che questa sarà le camere degli ospiti. In cantina. Giulia, mi sembra un po' sbagliato. No, perché devono soffrire? No, ma poi gli ospiti, tu non abiti in quella casa. Dormo in quella casa? Sì, però magari se arriva qualcuno a dormire da te, è una casa povera. Tu vieni da me. E quindi? Ho abbastanza spazio per tutti e due. Dormono in cantina. Giulia, ho abbastanza spazio per tutti e due io. Io ho finito la mia cantina, devo solo alzarla un po'. Basta. Io sto facendo il tetto, Benissimo. È molto bello. Io sto lasciando il tetto della cantina di terra. Ma poveri. Io dormirò qui sulla nostra tetto. Vabbè. Beh no, però è comodo alla fine, ci sono tanti bei lettini. Cioè, veramente non ne ho di letti ancora, però poi li farò. Io sto andando invece molto bene con il tetto, sembra anche molto bello. Sembra! Sì, ma è molto bello, eh. Ma non è. Invece sì, Giulia. No, vincerò io. Ah, tanto a me non mi interessa chi vince, ma che a me qualcuno mi vota. Non ti votasse nessuno? Un po' di rabbia, un po' di rabbia tu mi viene, perché io guarda che mi sono impegnata. Cioè la prima volta. Ragazzi, non votatela!
Dai Giulia, no, veramente. Guarda che è la mia prima volta ed è difficile per una che ci gioca la prima volta. Scherzando. No, ma dico la verità, per una che ci gioca la prima volta, guarda che è difficile, eh. Non ti preoccupare, ti voteranno. Si spera. A meno che non sono mali e non ti faccio. Ti prego, votatemi. Io vi voglio bene. Qua c'è. Io voglio bene a chiunque. Oh! No, scherzo, non voglio bene a chiunque. Se mi mutate io vi voglio bene, se no vi voglio bene a qualcuno. Ragazzi, comunque sono ricca. Avete visto? Ho il ferro e il carbone. E io la casa in mattoni. Sì, ho il ferro e il carbone. Io la casa in mattoni. E questa bellissima casa di legno è bellissima, con un cuccherello blu. Secondo me voi vi chiederete perché il fuocherello blu? Non lo so neanche io, ragazzi. Che bello. Però anche io ce l'ho. Vabbè, è bellissimo. Comunque, è la fiamma dell'anima. Mia. Questa è la fine di casa mia. No, la mia invece non finirà mai perché devo ancora allestirla. No, non va bene, c'è un'impalcatura qui dietro. Diciamo che la mia non finirà mai. Ragazzi. Dovrei togliere però queste cerchie. Riprendiamoci il nostro bene inventario, molto più comodo. Con la spada mi sei mancata tantissimo. Anche tu, mia piccola lascia incantata. Ma che... Non sto dicendo a te che ho sbagliato una cosa che è una cavolata. Allora, dai, però... Dai, sta andando molto bene, guarda, Giulia. Aspetta un secondo, la prego, signora. Ti faccio vedere da qua, guarda. Bella. E qua sopra... Vabbè, faccio continuamente il tetto e poi faccio delle finestre piccole. E cos'è? Cobblestone. A me piace molto questo tetto. Ma hai detto notte, ho capito. Di colpo? Sì, stavo entrando, però vabbè. Un po' problematica questa notte. Allora, ho finito il tetto. Ok, ragazzi, vado a dormire in casa mia io. Che fai meglio? Non ho redatto la taverna perché ci devono essere i letti, poi vi farò vedere. Dai, guarda che... Allora, adesso devo ancora fare le finestre, però... Per adesso sembra che è venuta bene e poi devo anche fare un buco. Comunque vi faccio vedere un'ultima volta la mia bellissima taverna.